Nella storia italiana, ed in particolare quella repubblicana, i partiti hanno sempre svolto un ruolo determinante nel sistema politico, tant'è vero che lo storico Pietro Scoppola, in un suo celebre saggio, definì l'Italia la Repubblica dei Partiti, proprio a sottolineare il ruolo cruciale dei partiti nel funzionamento della nostra democrazia. Dalla proclamazione della Repubblica in seguito al referendum del 2 giugno 1946 fino ad oggi, alcuni partiti si sono trasformati, altri sono emersi, e altri ancora sono scomparsi. È proprio la scomparsa di alcuni partiti storici, in seguito alle vicende giudiziarie di Tangentopoli nei primi anni 90, segna nel nostro paese il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. I partiti della prima repubblica, che va dunque dal 1948 al 1994, nascono oppure escono dalla clandestinità dopo gli anni della repressione fascista, che aveva messo al bando tutti i partiti, eccetto ovviamente il Partito Nazionale Fascista. Questi partiti riemergono in seguito alla caduta del fascismo nel 1943, in breve tempo si consolidano e buona parte di questi rimarrà al centro della politica italiana fino agli anni 90. Questi partiti sono la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito Repubblicano e il Partito Liberale, e a questi si aggiungeranno poi il Partito Socialista Democratico, nato in seguito ad una scissione dal Partito Socialista nel gennaio 1947, e i nostalgici neofascisti del Movimento Sociale Italiano, fondato nel dicembre 1946. Scomparirà invece il Partito d'Azione, che era nato durante il regime fascista come partito antifascista per eccellenza, ma ebbe vita breve e si dissolse già nel 1947. Dunque, nel 1948, nelle prime elezioni politiche dell'era repubblicana, il blocco dei sette partiti storici è già completo, ai quali poi si aggiungeranno brevi parentesi di partiti marginali come il Fronte dell'Uomo Qualunque, dissolto nel 1949, e il Partito Monarchico, che si dissolse invece nel 1959. Durante la Prima Repubblica si assiste quindi ad una stabilità del sistema partitico che è senza pari in tutta Europa. Ci sarà solo qualche nuova rilevante formazione politica a partire dagli anni 70, come ad esempio l'ingresso in Parlamento del Partito Radicale di Marco Pannella. Le elezioni del 1948 hanno un impatto fondamentale sulla politica italiana. Oltre a segnare l'inizio della Prima Repubblica, le elezioni del 48 segnarono soprattutto la fine della collaborazione antifascista tra i partiti che avevano dominato gli anni della transizione, lasciando invece spazio ad una competizione tra questi partiti. Si delineò quindi quella che è una linea fondamentale della Prima Repubblica, ovvero una struttura bipolare del sistema politico, fondata sulla contrapposizione tra comunismo e anticomunismo. Sul fronte del comunismo si delineava una sfida per la leadership tra Partito Comunista e Partito Socialista, mentre il fronte anticomunista era principalmente impersonato dalla Democrazia Cristiana, che poteva contare sul sostegno della Chiesa Cattolica e su un ampio sostegno popolare. C'erano altri partiti anticomunisti, ma nessuno poteva rappresentare una valida alternativa alla Democrazia Cristiana in termini di voti. Dalla frattura tra comunismo e anticomunismo, che segna quindi il carattere fondamentale della Prima Repubblica, ne derivano altri due. Il primo è che per circa 45 anni la stessa sinistra è stata divisa da questa frattura, con il risultato che prima i socialdemocratici e poi i socialisti optarono per l'alleanza con la Democrazia Cristiana anziché all'alleanza di sinistra con il Partito Comunista. Il secondo fondamentale carattere che deriva dalla frattura comunismo-anticomunismo è che il Partito Comunista, a causa dei suoi legami con l'Unione Sovietica, venne etichettato per decenni come un partito antisistema, ovvero un partito pericoloso per la democrazia. Per questo motivo non poteva essere preso in considerazione come un possibile alleato di governo e di conseguenza la Prima Repubblica si è contraddistinta da un'assenza di alternanza, tanto che alcuni studiosi hanno definito l'Italia durante la Prima Repubblica un bipartitismo imperfetto, proprio per tale peculiarità. La Democrazia Cristiana è stata quindi sempre al potere per oltre 40 anni e non poteva essere altrimenti, mancando la possibilità di un'alternanza al governo. Per garantire la stabilità dei suoi governi, la Democrazia Cristiana dovette fare ricorso prima ad alleanze con i piccoli partiti del centro-destra e del centro-sinistra e poi con il Partito Socialista, nel momento in cui questo decise di staccarsi dal Partito Comunista. Democrazia Cristiana e Partito Comunista sono stati quindi i maggiori partiti della Prima Repubblica.
Il Partito Comunista aveva l'organizzazione di iscritti più sviluppata, articolata in una fitta rete di sezioni e cellule, oltre ad avere una serie molto estesa di associazioni parallele nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero. La Democrazia Cristiana invece poteva contare sull'appoggio della Chiesa e sul controllo degli apparati dello Stato, che garantivano un grande afflusso di voti. Peculiare per la Democrazia Cristiana è il fatto che in seguito alla morte di De Gasperi nel 1953, in assenza di una forte leadership, nacquero all'interno del partito varie correnti che assunsero un ruolo fondamentale e la divisione in correnti interne sarà una caratteristica permanente della Democrazia Cristiana fino alla sua dissoluzione. Questo significa che all'interno del partito vi erano correnti caratterizzate da un'identità più di sinistra e correnti collocate più a destra e al mondo imprenditoriale. Oltre alla frattura comunismo-anticomunismo, un altro carattere connotativo della Prima Repubblica è la frattura Stato-Chiesa. Nella Prima Repubblica, infatti, convivevano la tradizione cattolica, che esercitava una notevole influenza sulla società italiana, soprattutto attraverso la Democrazia Cristiana, e poi c'erano forze politiche e culturali dichiaratamente anticlericali e antireligiose, in primis il Partito Comunista. In particolare, questa frattura emergeva ogni qualvolta venivano discussi e portati a referendum temi quali il divorzio o l'aborto, fortemente politicizzati dai partiti, con la Democrazia Cristiana sempre su posizioni più conservatrici e il Partito Comunista su posizioni più progressiste. Infine, un'ultima frattura politica tipica della Prima Repubblica è quella territoriale. La Democrazia Cristiana infatti ha avuto per decenni i suoi punti di forza in Lombardia, in Veneto, in Friuli, in Piemonte e nel Sud, mentre il Partito Comunista ha sempre esercitato grande presa e una concentrazione di elettori nel centro-nord, tanto che queste regioni hanno comunemente assunto il nome di regioni rosse. Il Partito Comunista ha infatti sempre avuto più difficoltà rispetto alla Democrazia Cristiana ad estendere il suo seguito in modo diffuso in tutta Italia e la sua forza elettorale è rimasta sempre più concentrata e omogenea, ma allo stesso tempo anche più limitata. Nel complesso, comunque, questo sistema politico ha dato stabilità e ha caratterizzato decenni di storia italiana, entrando in crisi solo alla fine degli anni Ottanta, a causa di una serie di fattori che hanno progressivamente indebolito i due maggiori partiti italiani. Nel giro di pochi anni, con la caduta del comunismo nell'Est Europa e le vicende giudiziarie italiane che hanno coinvolto la maggior parte dei partiti italiani denunciandone la loro corruzione, il sistema è definitivamente crollato, sancendo così la fine della Prima Repubblica e l'avvio di un breve periodo di transizione che avrebbe delineato un sistema di partiti completamente nuovo, anche noto come Seconda Repubblica.